Terza domanda, bisogna proprio calcolare numericamente il rapporto E su M, conoscendo il punto P, coordinate 8-2 cm, con una DDP applicata al condensatore di 2,40 kV, e sapendo che successivamente la traiettoria diventa rettilinea quando si fa scorrere 0,31 A di corrente nelle bobine di Helmholtz. Quindi dobbiamo sostituire i valori numerici in questa formula. Al posto di XP mettiamo 8 cm, al posto di YP in modulo mettiamo 2 cm. Ecco qua le prime sostituzioni. Al posto del campo elettrico, dopo metteremo delta V applicata al condensatore, delta V condensatore diviso D. D è la distanza fra le lastre del condensatore. E al posto della velocità abbiamo visto nel video precedente che dobbiamo mettere il rapporto tra i campi E su B, perché si tratta di un selettore di velocità e questa è la condizione, cioè V0 uguale E su B è la condizione per avere la traiettoria non deviata. Qui ho riscritto E al posto di delta V condensatore su D in modo da semplificarlo con uno dei due E alla seconda che stanno sopra. Quindi 2 cm, cm va via con uno dei centimetri quadri sotto e qui fa 4 diviso 8 alla seconda, 64, quindi 4 64esimi, un sedicesimo, questo centimetro, eccolo. Rimane da calcolare e sostituire il campo elettrico e il campo induzione magnetica alla seconda. Il campo elettrico, abbiamo detto, si calcola delta V condensatore diviso D, sappiamo che al condensatore abbiamo 2,40 kV, questa è la distanza fra le armature. Il risultato è più di 44.000 volt al metro, o newton su coulomb, che è la stessa cosa. Il campo B invece lo troviamo con la formula delle bobine di Helmholtz. Questo è M0, le bobine hanno 320 spire ciascuna, questo è il raggio delle bobine, questo è il fattore numerico della formula di Helmholtz e questa è la corrente elettrica. Il risultato è 1,31 per 10 alla meno 3 tesla. Come abbiamo visto prima, il rapporto fra questi due campi l'abbiamo calcolato prima e fa 3,39 per 10 alla 7 metri al secondo. Questo era il calcolo eseguito prima. Ora andiamo a sostituire il campo elettrico, questo valore qua nella formula di prima, e il campo B alla seconda l'andiamo a sostituire pure qua sotto. E svolgendo tutto questo calcolo, otteniamo il rapporto carica-massa per gli elettroni, 1,61 per 10 alla 11 coulomb su chilogrammo. Vediamo come viene fuori l'unità di misura coulomb su chilogrammo. Bisogna fare newton su coulomb al numeratore e al denominatore invece abbiamo il tesla con il metro, cioè millitesla l'abbiamo portato a tesla e centimetri l'abbiamo portati a metri. Newton su coulomb lo ricopiamo, metri li ricopiamo, tesla al quadrato, newton su ampere metro, questo è tesla al quadrato, cioè a ampere alla seconda, metri alla seconda, newton alla seconda, un newton si semplifica, un metro si semplifica, al posto di ampere scriviamo coulomb al secondo, quindi per ora è sopravvissuto questo coulomb, qui abbiamo coulomb quadrato diviso secondo quadrato, questi. Poi è sopravvissuto un metro e un newton sotto. Il newton lo scriviamo chilogrammo metri al secondo quadrato. Quindi 1 su coulomb, eccolo, questo è coulomb al secondo quadrati. Metri, chilogrammi metri al secondo quadrato, si semplifica praticamente tutto e sopravvive il coulomb diviso il chilogrammo. Eccolo qui, coulomb diviso chilogrammo. Abbiamo quindi calcolato il rapporto E su M nel caso del nostro esperimento. Ora dobbiamo confrontare questo risultato sperimentale con il rapporto E su M noto nella letteratura scientifica e calcolare l'errore percentuale commesso. Il valore noto in letteratura scientifica si calcola mettendo la carica dell'elettrone nota, si trova sui libri in internet, e la massa nota dell'elettrone, quindi il rapporto teorico atteso era 1,76 anziché 1,61 per 10 alla 11 coulomb su chilogrammo. Il nostro risultato è piuttosto vicino a quello atteso, magari ottenere questo buon risultato sperimentalmente. E lo scostamento, bisogna fare la differenza fra questi due valori, quindi il valore ottenuto sperimentalmente meno il valore atteso, lo scostamento è meno 0,15 per 10 a meno 11 coulomb su chilogrammo.
Questo scostamento va diviso per il valore atteso per trovare l'errore relativo. Cioè, in altre parole, noi ci sbagliamo di meno 0,15, quindi ci sbagliamo in difetto, risultato negativo, meno 0,15 parti su un totale atteso di 1,76. Si semplifica tutto, quindi ci sbagliamo di meno 0,085, che moltiplicando per 100 corrisponde a un errore percentuale del meno 8,5%, che comunque non è male come risultato sperimentale.